bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per presentarvi un progetto super speciale che abbiamo ideato per voi per festeggiare il Natale. Io, Ludovica di Ludo Dreamer, Gabriella di Fangirl in Love with Books, Giada di Reading Can Save Us e Giovanni di Half Books, e cioè una readathon natalizia. In poche parole seguiranno 7 giorni in cui leggeremo in contemporanea dei libri che sceglieremo noi, voi. In pratica seguirà a questo giorno, cioè il 16 dicembre, una settimana di video tutti i giorni sui nostri canali, in cui ci saranno varie sorprese, tra cui giveaway, challenge e in più l'update delle nostre letture, quello che stiamo leggendo in quel momento, per riuscire a raggiungere l'obiettivo finale, cioè concludere la Reading Challenge. Reading Challenge che ci piacerebbe proporre anche a voi, così potremmo leggere tutti insieme. In poche parole abbiamo scelto 5 categorie con 5 domande a cui dobbiamo associare un libro da mettere nella TBR per appunto leggerlo durante questa settimana. Ovviamente non dovete leggere per forza 5 libri, ma potete associare un libro a più domande in modo da poterne leggere di meno. Le domande sono: calendario dell'avvento, scegli un libro con più di 250 pagine. Babbo Natale, scegli un libro con una copertina rossa. Presepe, scegli un libro che ti fa sentire a casa. Stella cometa, scegli un libro del tuo genere preferito. Albero di Natale, scegli un libro che parla di diversità. Restate fino alla fine del video, così vi farò vedere la mia TBR e i libri che ho deciso di leggere io in questa settimana. Spero di riuscire a portare a termine questa mia sfida. E ora invece passiamo ad informarvi su quelle che saranno le challenge che troverete sui nostri canali giorno per giorno, per farvi diventare questa esperienza ancora più divertente e piacevole. Io sono Sara di Orange Dinosaur Hour e il 17 dicembre sarò la presentatrice della challenge del giorno, che è il primo giorno della readathon, e ho scelto per questa giornata di creare un DIY ispirato a un libro. Quindi tutti voi avrete questa challenge insieme a me da affrontare e potrete creare un qualsiasi cosa sia ispirato al vostro libro preferito o anche un oggetto che è presente nella trama e voi volete assolutamente avere. Questo è il momento giusto per ricrearlo insieme. Quindi sì, date libero sfogo alla vostra immaginazione e ci vediamo quel giorno per scoprire insieme tutti i nostri piccoli DIY super creativi. Ciao a tutti, sono Giovanni del canale Halfbook e io sfiderò la terza tappa della readathon natalizia. E il terzo giorno consiste in una challenge libresca in cui bisogna creare un albero di Natale con solo i libri seguendo delle categorie, quindi una specie di Book Tower Challenge riformulata proprio per questo evento. Ciao, io sono Ludovica di Ludo Dreamer e la mia challenge si terrà il giorno 19 dicembre e consiste nel fare il cosplay di un personaggio. Il giorno della mia challenge sarà martedì 20 dicembre. È la challenge di scrivere una letterina d'amore o quel che sia al nostro book boyfriend, fictional boyfriend, insomma il ragazzo o la ragazza che deriva da un libro, da un film, da una serie TV, da un cartone animato, da qualunque cosa vogliate. Di questa è la mia challenge. Ciao a tutti, sono Giada di Reading Can Save Us e per questa readathon natalizia ospiterò mercoledì 21 dicembre il video che consisterà nel recitare, nel reinterpretare una scena tratta da un libro. Ma direi ora di passare a farvi vedere la mia TBA, quindi i libri che io ho deciso di leggere per questa reading challenge, questa readathon. E sì, ho imbrogliato perché praticamente leggerò solo 4 libri in quanto mi sono giocata la carta bonus sul libro da più di 250 pagine unendolo al libro del mio genere preferito. Per quanto riguarda poi Babbo Natale, quindi il libro dalla copertina rossa, ho scelto di leggere Robotic Heart di Miriam Ciraolo, che è molto breve, quindi riuscirò sicuramente a leggere, anche perché ve lo dovevo recensire, quindi è stata una scusa perfetta per inserirlo tra le mie letture. Non vedo l'ora di leggerlo, è lo spin-off di Beauty and the Cyborg che mi era piaciuto tantissimo e quindi sì, non vedo l'ora di leggerlo. Per quanto riguarda il libro che mi fa sempre sentire a casa, ho deciso di rileggere Harry Potter e la Camera dei Segreti, perché io a dicembre tendo sempre a rileggere uno o due dei libri di Harry Potter e in genere scelgo i primi perché, non lo so, mi fanno entrare meglio nell'atmosfera di Natale, ecco. E non so se leggerò in realtà questa, che è la versione illustrata, oppure se ascolterò un audiolibro, perché adoro ascoltare gli audiolibri e per me sono molto funzionali anche in una readathon, perché potrei leggere mentre faccio altre cose, quindi ascoltare l'audiolibro, ed è penso quello che farò. Per quanto riguarda invece scegliere il libro del mio genere preferito, ho deciso di leggere The Diabolic di J.K. Kankoid, che ho sentito nominare e ho visto tantissimo per quanto riguarda la booktube americana. Non è ancora stato tradotto, però sembra super interessante in quanto parla in questo mondo in cui ci sono degli automi uguali alle persone, che sono creati col solo scopo di proteggere un individuo particolare. Quello di cui seguiamo le vicende è stato creato per proteggere la principessa e dovrà prendere il suo posto per farlo, quindi sembra una cosa super del mio genere e non vedo l'ora di leggerlo assolutamente. Per quanto riguarda l'ultimo libro che ho scelto per la readathon, è quindi quello riguardante
la diversità e ho scelto di leggere Crooked Kingdom di Leigh Bardugo, secondo e ultimo libro della duologia di Six of Crows che avevo letto a settembre e che mi era piaciuto tantissimo. Quindi quale lettura migliore, in quanto tutti i personaggi sono davvero uno diverso dall'altro in tutto, religione, colore, qualsiasi cosa, e quindi sì, lettura perfetta. E in più ogni giorno sul canale che presenta la challenge ci sarà un giveaway, quindi tenetevi pronti, domani il giveaway sarà sul mio canale e quello dopo sui canali degli altri, eccetera, insomma avete visto le challenge quali sono e quindi sapete anche quali sono gli altri canali. Spero che questo video e questa idea soprattutto che abbiamo avuto vi siano piaciuti, lasciateci un mi piace se è così e seguite ovviamente anche i canali di tutti gli altri ragazzi che stanno partecipando alla Readathon. Noi ci vediamo domani con un nuovo video e per tutta la settimana con un nuovo video al giorno. Come sempre qui giù nell'info box vi lascio tutti i link ai miei altri social network e in più i link dei canali degli altri partecipanti e i link cliccabili di Amazon dove poter acquistare i libri che vi ho nominato. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo domani sul mio canale con la mia challenge. Spero che partecipiate in molti e sì, ciao ragazzi!